Buon pomeriggio, eccoci qui. Ciao Gianluca. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli telespettatori, come si diceva negli anni Ottanta. Telespettatori e telespettatrici da casa, Esatto, eccoci qui. Bellissima maglietta, innanzitutto, bravo. grazie, guarda che bella. Molto. Grazie a voi, perché poi è vostra la maglietta, grazie per avermela regalata, è molto bella. Avevamo scoperta Metallica Edition. Esatto. Bentornati e bentornati a tutti. Sono Enrico di Avevamo Scoperta. Oggi ho il piacere di ospitare Gianluca Padovani Piacere per un chiacchierato del nostro Small Talk che torna oggi a quasi un anno dalla prima puntata, data l'anno mio. Però. scorso insieme a Emanuele Del Bono. Si parlava di Actor Model. Nel frattempo ne abbiamo Ah. collezionati una decina, sì, una decina o poco più. Emanuele, tuo collega di scrittura di libri, ma Esatto. lasciamo questa piccola chicca qui, dopo la esploriamo un po' meglio. Si parlava di Actor Model, nel frattempo abbiamo avuto tantissimi ospiti a Small Talk, vi ringrazio tutti per averci seguiti finora. Troviamo che sia un bel formato per parlare con i nostri docenti in modo informale dei temi dei loro workshop e quindi intendiamo continuare anche quest'anno. La prima puntata della stagione la facciamo appunto con Gianluca Padovani sul suo cavallo di battaglia Microservices Practical Workshop, che Yes. inizia esattamente fra un mese o poco più, se non ricordo male. A breve vi Esatto. condividerò il link alla scheda corso. Quindi Gianluca, come va? Lo ci Beh, racconti oggi. intanto bene perché sono stato da poco in vacanza, quindi quando si ritorna dalle vacanze è tutto più bello. Però insomma, in generale stiamo andando bene, il corso sta andando bene, è un argomento, mi fa molto piacere essere qua a chiacchierare con te, con chiunque collegato. Questo è un argomento che insomma mi appassiona molto perché all'inizio, quando iniziai a lavorare nel mondo dell'informatica, insomma, è sempre stato. È bello come alcune cose nascono e sono così senza dargli un nome, e poi dopo invece gli si viene dato un nome, come appunto nel caso dei microservizi, si formalizzano e dopo diventano appunto mainstream, super famosi. Ma io, chi ha partecipato al mio corso lo sa, vedo le radici dei microservizi negli anni, dentro anche Unix, in come Unix approccia alcune cose. Proprio nell'idea stessa della decomposizione fatta da Girstra, questo nome è impronunciabile. Quindi, insomma, diciamo nelle radici stesse della buona programmazione, Wow. ecco. Poi i microservizi l'hanno formalizzata. Chiaramente, quando vai in un mondo legato ai microservizi, ti entrano in campo tutta un'altra serie di problematiche. Però, secondo me, c'è questo nocciolo che rappresenta qualcosa anche di piuttosto, insomma, antico, ecco, se vogliamo usare questo termine. Bello, iniziano le chicche che sono la parte più bella, a mio avviso, di Small Talk, ossia rivelazioni dietro le quinte, cose che magari non si leggono esattamente nella scheda corso, perché giustamente lo spazio è quello che è. Invece, facendo questa chiacchierata appunto al pomeriggio con i nostri esperti, veniamo sempre a conoscenza di qualcosa che non sapevamo. Ho dimenticato, perché siamo andati a cannone, ringrazio Gianluca dell'entusiasmo, che Smalltalk si arricchisce con i vostri contributi, quindi vi invito sempre a scrivere domande, commenti, riflessioni e curiosità che volete chiedere a Gianluca nella chat di YouTube, che continua a essere visibile qui sotto anche se state guardando il video, quindi non vi apre un'altra finestra come spesso accade, quindi continuate a stare con noi e appunto vi rinnovo l'invito a fare domande in qualsiasi momento. Bene. Ogni tanto ci fermeremo a leggerle in questa mezz'oretta che passeremo insieme oggi pomeriggio. Quindi Gianluca, hai parzialmente già iniziato a rispondermi, però entriamo un po' più nel vivo. Quindi a chi è Ok. rivolto il tuo corso? Parliamo di 4 mezze giornate più Sì. 2 ore di follow-up, quindi abbiamo poi occasione, dopo esserci sporcati le mani, aver visto tanto codice, di ritrovarci per vedere un po' cosa è successo, perché
come si suol dire a volte, tutto bello durante il corso, poi si va a casa, si prova a mettere in pratica, si sbatte la testa dopo 2 settimane, si cerca un po' di fare il punto tutti insieme. A chi è rivolto questo corso? Allora, sicuramente è rivolto a chi ha un minimo, più che un minimo, insomma, di esperienza nel mondo dello sviluppo. Ecco. Quindi diciamo che a chi ha avuto un po' di esperienza nello sviluppo e si è da un lato scontrato contro i classici problemi di applicazioni enterprise enormi diventate ingestibili. Ok, quindi chi ha il classico mega monolite, a cui io dico sempre che bisogna sempre volergli bene, perché non è il nostro nemico, è solo una persona che soffre, che noi dobbiamo aiutare a soffrire meno. Però diciamo, a chi ha questa montagna di codice che non riesce mai a gestire e che vuole trovare un modo per incominciare a sciogliere qualche nodo all'interno del monolite. Quindi diciamo, ha un certo grado di esperienza nella programmazione, è diciamo buona cosa anche se ha un po' di esperienza nel mondo del DDD, magari su questo punto poi dopo ci entriamo un po' dopo, oppure anche su chi ha già iniziato a o pensa di aver approcciato i microservizi e però ne è rimasto scottato perché ha visto solo la parte dolorosa dei microservizi, quindi niente, i conti non gli tornavano, classico problema dei microservizi, e come faccio a fare le transazioni distribuite, poi dopo come riesco a fare quello, come riesco a fare quell'altro. Quindi diciamo, chi li vuole approcciare, chi ne è rimasto scottato, o, e questo secondo me è l'ultimo caso, chi li sta magari già usando e vuole vedere un altro punto di vista nell'uso dei microservizi, perché quando si parla di microservizi si parla di tutto e il contrario di tutto, nel senso che quando approcci un'architettura a microservizi hai molti modi per farla, ci sono vari drive che ti portano ad usarla, ci sono varie necessità. Vuoi perché alcune parti le vuoi isolare, perché le devi, non so, per esempio certificare in maniera formale, vuoi perché alcune parti devono essere più scalabili o più efficienti di altre, o vari o alcune parti sono troppo complesse e non le riesci a gestire. Quindi ci sono vari modi, ci sono varie necessità, varie problematiche che un'architettura di microservizi può risolvere, e ci sono anche vari modi di implementarlo. C'è, diciamo, il classico modo completamente basato su HTTP o comunque su un'architettura più classica in cui i microservizi si parla in una maniera in stile request response. Ci sono altre, ed è un po' più quello che faccio vedere io, architetture basate su eventi come quella che propongo io, molto orientate al mondo del domain driven design, che quindi ti portano a affrontare tutto il percorso verso i microservizi in una determinata maniera. C'è stato tempo fa una domanda, mi sembra su LinkedIn, che dice che riguardo al è necessario fare DDD per fare microservizi? La risposta formale è no. Cioè, non è che se non fai DDD non puoi fare microservizi. Un approccio che io consiglio è un approccio DDD oriented, perché ti permette di analizzare il tuo business in una maniera, diciamo, adesso questo termine, che bello, olistica, ti piace questo termine? Ho imparato oggi sul vocabolario, quindi lo devo usare. No, diciamo che ti permette di guardare al tuo problema in una maniera globale, non solo dal punto di vista tecnico, perché, e questo secondo me è uno degli altri problemi dei microservizi, si pensa che siano solo una questione tecnica, e questo non lo è. Richiede comunque un approccio del business diverso ai microservizi. Quindi, insomma, per fare a short story, insomma, una storia un po' più corta, chi vuole iniziare, chi ha iniziato ed è rimasto scottato, e chi li sta usando e vuole provare di vederli sotto un'altra luce, se vogliamo riassumere una frase. Ottimo, grazie Gianluca, hai già toccato
tanti punti che andremo a esplorare ora un pochino più nel dettaglio, soprattutto la fondamentale, chi segue Avanz Scoperta lo sa, relazione microservizi domain driven design, ma di questo parleremo fra un pochino. Ovviamente parliamo di una delle buzzword più sentite, abusate, usate bene, male, non si sa mai bene insomma come gestirla, quindi la mia domanda volutamente che va a cercare di ridurre un po' il campo, restringerlo, è: ma cosa sono i microservizi? Quindi se uno dovesse dare una definizione che sia buona un po' in tutti i contesti. Allora, nel corso ne parlo e ci sono varie definizioni, chiamiamole formali, dei microservizi, fatte un po' da chi, diciamo, li ha inventati. Una definizione che a me piace molto e che però è molto da consulente, che è classica it's depend, è qualcosa che ti deve stare in testa. Questo chiaramente è molto soggettivo, nel senso che è molto anche legato alle skill del team e del gruppo di sviluppatori che ci stanno, che ci lavorano sopra, ok? Un altro, se la guardi dal punto di vista del DDD, secondo me è quella più semplice, perché ti dà dei naturali punti di taglio che possono essere o un bounded context o un aggregato. Però diciamo che dal punto di vista più agnostico possibile, un microservizio dovrebbe essere un servizio autocontenuto, quindi che ha una serie di dati di cui solo lui è il padrone, okay? Quindi solo lui ha la capacità di modificare quei dati lì, quindi il suo stato interno ne è padrone solo lui, e in un qualche modo parla con altri servizi, o appunto utilizzando una tecnica più request response, quindi classico HTTP, o reagendo a eventi che riceve su un classico broker, e fa cambiare il suo stato interno in quella maniera lì. Quindi tu lo puoi interrogare per sapere qual è un determinato stato che mantiene solo lui. Chiaramente ha un livello di business, e questo è il motivo per cui dico che i microservizi non sono solo una questione tecnica, deve essere tagliato rispetto a un'esigenza di business, perché uno dei fattori principali per cui si va ad andare, cioè si sceglie un'architettura basata sui microservizi, è quella di voler accelerare lo sviluppo di feature legate a un determinato, diciamo, adesso uso il termine bounded context, però insomma, diciamo, a un determinato settore di business. Quindi deve esserci un certo grado di allineamento, per dire, c'hai il microservizio che si occupa del mondo della finanza o del marketing all'interno del tuo business, o si occupa dell'onboarding dei nuovi utenti, e deve essere qualcosa che ha a che fare con quella parte lì. Quindi rimane contenuto lì. Il team può crescere e può diventare esperto di dominio, perché una delle uno dei fattori di accelerazione nello sviluppo è quello che gli sviluppatori riescano a parlare in maniera sempre più efficace con il business. E quindi quando il business ha una determinata esigenza, gli sviluppatori la colgono e non si devono preoccupare di altre parti del sistema, ma solo della loro parte. Spero di Fantastico. Di sì, abbiamo anche svelato il segreto, quindi, di cosa sono i microservizi, domanda che spesso si sente, quindi grazie mille Gianluca. Da qui in poi direi che potremmo, per questo small talk abbiamo avuto qualche domanda prima della diretta, quindi ringrazio chi ha voluto contribuire, e vi ricordo anche che appunto nel mentre che ora pian piano continuiamo col talk, solitamente qualcosa arriva, quindi già ne ho vista una, ma andrei dritto prima con quella da casa. Quindi grazie per i vostri contributi. Allora, spesso microservices significa scalabilità e flessibilità, di cui appunto parlavamo un secondo fa, al costo di una maggiore complessità da gestionare. In tal senso, quando conviene iniziare a considerare la scalabilità come un fattore?
Questa è una domanda molto interessante, perché dietro la parola scalabilità ci può essere tutto e niente. Io uno degli aspetti di scalabilità che cioè quando uno si pensa a scalabilità, diciamo, si pensa a una scalabilità tecnica, quindi la capacità di far rispondere al tuo microservizio, far servire un maggior numero di request da parte dell'esterno. Ma io sotto il cappello di scalabilità ci metto anche la capacità di scalare dal punto di vista di sviluppo. Cioè, se tu hai il classico monolitone, ok? Quindi hai il mega repository con dentro tutto il tuo codice e tu vuoi accelerare sulla parte di business, diciamo la parte di reporting, la parte finance, la parte di quel che ti pare, perché sai che il tuo business in quella zona lì nei prossimi mesi deve crescere e quindi vuoi aumentare il team, diventa complicato. Perché? Perché se vuoi entrare a far parte di, se vuoi mettere le mani su quel codice lì, devi conoscere più o meno tutto il monolite e ti devi, fai fatica a isolare alcune parti. Quindi non riesci neanche a scalare in termini di sviluppo. Mentre se hai un team molto dedicato a una determinata zona, di nuovo è allineato col business, ne diventa padrone, cioè ha una conoscenza del dominio molto elevata e può aiutare da un lato il business a trovare soluzioni corrette, dall'altro conosce fortemente la sua code base ed è sicuramente più efficace nello sviluppare nuove feature. Quindi questo è un aspetto della scalabilità. Quando è che si deve iniziare a considerare la scalabilità come un fattore? Io dico sempre che la scalabilità nasce dal design che tu fai del tuo microservizio. Quindi non è tanto una questione di andare a fare fine tuning. Sì, quello c'è, però è in un secondo momento. La scalabilità, secondo me, deve essere pensata di nuovo, prima di tutto dal punto di vista architetturale, e sicuramente un'architettura microservizi ti aiuta a decidere dove scalare, anche banalmente perché ti permette di dire: questo microservizio qua lo metto in replica 10, e quindi hai 10 microservizi, hai 10 istanze dello stesso microservizio che ti rispondono, un'altra parte del tuo sistema che viene sollecitata molto meno la lasci con un'istanza o due. Okay. Quindi già questa scelta ti porta nella direzione della scalabilità. Poi è chiaro che se però come implementi il tuo microservizio dentro, non so, non sei in grado di gestire in maniera concorrente le richieste, ecco che puoi avere tutte le repliche che ti pare, ma sei fregato. Però diciamo, quello è più una questione di design che io tengo in considerazione ormai quasi da subito, perché se no stiamo parlando di niente. Poi, da un certo punto di vista in su, io dico sempre: ok, ma capiamo, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, è sempre il business che guida. Cioè, hai effettivamente la necessità di servire, non so, 2 milioni di richieste al secondo? Perché se hai quella richiesta lì, allora il tuo design deve andare in quella direzione lì. Per me, pensare che all'inizio sei una startup e partiamo che io di default devo rispondere a 2 milioni di richieste, secondo me la stai prendendo un po' troppo grande. Magari ci sta partire con un'architettura a microservizi, ma non voglio spoilerare un'altra domanda che c'è poco dopo. Bravo, quindi... infatti ce n'è una di Simone che ringrazio, che avrei letto prima, ma ora il gancio è troppo potente per non andare all'altra domanda, che è: il pattern spesso usato è startup parti semplice con un monolite e poi vediamo se scali e rifai i microservizi. Sì, è vero? Allora, in teoria sì. In pratica quello che succede, nella mia esperienza, è che si va troppo avanti. Ok? Cioè, quello che capita nelle startup è che chiaramente si vuole ottenere un MVP immediatamente. Secondo me scegliere un monolite è la scelta giusta, anche perché
avere a che fare con un business in continuo movimento, dove non solo c'hai richieste di nuove feature su una determinata zona, e su quelli i microservizi sono fantastici. Quando sei una startup, soprattutto proprio in early stage, rischi che cambi completamente business. Cioè all'inizio pensi di vendere delle biciclette e poi ti scopri che stai in realtà facendo, noleggiando un servizio di consegne. Quindi hai cambiato completamente il tuo business, e su questo fronte i microservizi ti frenano. Mentre un monolite che hai, diciamo, tutto sotto controllo, ti permette di fare cambi di business più forte. I microservizi dovrebbero entrare in una seconda fase. Quello che io tendo sempre a dire è che non c'è un momento X per cui passi dal monolite a 50 microservizi. Dovresti essere in grado di vedere che a un certo punto, di fianco al tuo primo monolite, che in realtà sarà comunque molto piccolo, puoi far emergere un secondo monolite, diciamo. E quindi muoverti da in un'architettura un po' più a microservizi senza averne 50, ok? Perché nel mondo dei microservizi ci sono alcuni step. Da 0 a 10 microservizi hai una serie di problematiche. Da 10 a 100 circa, o da 10 a 50 ne hai delle altre, e dopo ne hai delle altre ancora, ok? Quindi quando rimani in una certa fase, in un certo settore, più o meno hai un certo parte di problematiche. Quindi quello che io consiglio di fare alle startup è: parti con un monolite, ma stai attento che a un certo punto puoi introdurre magari un secondo servizio, un terzo, senza dover andare a prendere per forza tutti i tool che ti servono quando sei a 200 microservizi. Quindi ci sono varie fasi da tenere in conto. Sì, è questo che secondo me è un po' il punto complicato, e che spesso io dico: fatevi aiutare, perché è complicato per chi non ha esperienza capire: ok, qua ci posso già mettere un altro servizio e posso ignorare tutte le problematiche che ho quando parlo di 200 microservizi. Cioè quando parlo di tre servizi, di 10, non ho problemi di governance. Quando ho 200 microservizi ho problemi di governance del tipo: ma chi è che fa cosa? Ma aspetta, quei servizi lì cos'è che fa? Cioè hai 200 cose da capire, ed è certo complicato ottenere informazioni, documentazione. Quando ne hai 5, 6, ogni santo aiuta, insomma, come si suol dire. Grazie mille Gianluca. Allora, torniamo, restando in ambito tecnico, sulla domanda di Simone, che ringrazio, che ho fatto aspettare, quindi giustamente ne abbiamo un'altra dopo, che non vedo l'ora di leggerti. Simone ci chiede, domanda banale ma non banale: meglio repository unico per progetto o repository separati per ogni microservizio? Allora, dipende cosa intendi per progetto, ma ti rispondo in questa maniera, così ci puoi tirare fuori la domanda che vuoi. Per me ogni microservizio ha il suo database. Questo è il mio database, ce ne sono tanti come il mio, ma questo è solo mio. Quindi ogni microservizio ha il suo database e nessun altro microservizio lo può accedere. Lì dentro è blindato, quindi il suo stato è quello lì. Se vuoi interrogare quel microservizio lì, ci sono altri mille modi: puoi fare una chiamata HTTP, puoi mandare un messaggio e così via. Ma ogni microservizio ha il suo database, questo inteso come database logico. Quindi dopo il database server lì entrano in gioco altri fattori, però diciamo ogni microservizio ha il suo stato interno e ha il suo database, tant'è che dovrebbe essere libero anche di scegliere che tipo di database vuoi. Il microservizio A vuole il database relazionale, il microservizio B vuole un database documentale, il C vuole un grafo perché deve fare relazioni di amicizia o fare determinate cose, e quindi dopo
lì si entra un po' nel mondo della governance, che cosa, che libertà dare, però diciamo ogni microservizio dovrebbe avere il suo stato, quindi diciamo più repository separati. E a questo proposito, Simone, appunto, come anticipavo prima, dà seguito a questa domanda con un'altra a cui forse hai già risposto, ma sicuramente vale la pena rileggerla. Avere sotto un database unico e best practice o plausibile? Allora, questo ha molto... questa risposta qua chiaramente dipende. Allora, se parliamo di... creiamo da zero un'architettura microservizi e quindi stiamo trovando una soluzione a un problema greenfield, avere un database condiviso è secondo me è male, ma proprio male. Cioè è tipo in cima, cioè a vada che vadra, e poi sotto c'è questo, e poi forse anche li girerei dei due, quindi cioè, proprio lo metterei tra le cose che non si fanno. Discorso diverso è se sei in una fase di migrazione, cioè c'hai il monolite, stai tirando fuori i microservizi, sei in una fase di migrazione, allora può essere che un microservizio va a accedere ai dati del database del monolite, o delle due anche viceversa, cioè una parte del monolite va ad accedere ai dati del microservizio, ma deve essere un momento transitorio che poi col passare del tempo vai a eliminare. Quindi a livello architetturale il database devono essere completamente separati, sì, tranne rari casi particolari dove il database in realtà non è un database, è una cache, insomma così. Però diciamo come regola generale i database devono essere assolutamente separati. È uno dei problemi. Ottimo, grazie mille Gianluca. Scusami. No, volevo solo dire che uno dei motivi per cui vedo fare del casino è un po' questo, quindi consiglio vivamente di non farlo. Ti ho perso, non so se anche chi ci ascolta, l'ultima parte che hai detto è? Che uno dei problemi che vedo e che creano più problemi è esattamente il voler condividere il database come scelta architetturale, ecco, non come fase transitoria. Ottimo, grazie mille Gianluca. Allora, ovviamente se volete approfondire, avete altre domande, siamo ancora qui per 10-15 minuti, quindi abbiamo un po' di tempo. Torniamo un po' a quello che è il tuo corso. Quindi abbiamo detto microservices, practical workshop. Ovviamente, pur essendo da remoto, abbiamo tantissima pratica, non sarà un corso di mi siedo e guardo slide. Come è bilanciato questo aspetto? Quindi che tipo di esercizi facciamo? Lavoreremo in gruppo, se non ricordo male? Sì, esatto. Dici qualcosa. Esatto. Allora, c'è un po' di teoria, e anche perché adesso c'è questo nome, i microservizi, ma in realtà i microservizi si poggiano appunto, secondo me, su due grandi gambe. Una è il poter dividere il problema in sottoproblemi, classico della programmazione Unix, secondo me l'esempio più lampante, in cui tu c'hai cat che lo metti in pipe con grep, il risultato lo metti con sort e ottieni qualcosa dove la somma è maggiore della semplice somma delle parti, ok? Dall'altra parte i microservizi, un'architettura microservizi, altro non è che un sistema distribuito, e di nuovo caterve di teoria sui sistemi distribuiti. Chiaramente in un corso non è che si possa prendere dentro tutta la teoria, però un po' di teoria riguardo a queste due parti c'è, ma c'è anche molta pratica, perché partiremo da cercare questi microservizi, perché uno degli aspetti più complicati quando si crea un'architettura microservizi è ok, ma io che microservizi devo creare? Ok, come li trovo? All'interno del mio problema, del mio business, come faccio a trovarli? E questo secondo me è il primo punto, ed è anche uno dei punti in cui spesso vedo dei problemi, perché il si tende a riapplicare alcuni pattern mentali che abbiamo, quindi il classico three-tier architecture, quindi si dice un microservizio si occupa della parte di salvataggio dati, un altro si occupa della business logic e un altro si occupa della presentation.
fare questo approccio in generale, secondo me, è molto molto complicato, è anche molto non complicato ma pericoloso, e secondo me di nuovo entra in gioco il domain driven design, in cui tagliare la roba seguendo le loro naturali i loro naturali contorni di business, che sono classicamente boundary, bounded context e aggregati, ti dà un grande valore. Quindi uno dei primi esercizi che affronteremo è proprio il trovare questi microservizi. Dopodiché incominceremo a fare un po' di esercizi di analisi su come questi microservizi si parlano. Ci sono vari modi per far parlare questi microservizi. Se lavorate con me, un po' mi conoscete, sapete che io odio il giusto e sbagliato, ma cerco sempre di pro e contro. Ogni scelta che si fa ha i suoi pro e i suoi contro, ok? E quindi ogni tipo di comunicazione tra i microservizi ha i suoi pro e i suoi contro. Se leggete, c'è stata un'ondata per cui ma non si può far parlare i microservizi con HTTP. Non è vero che non si può. Se lo fai, ti esponi a determinate problematiche, ma hai determinati vantaggi. Se scegli un approccio completamente basato sugli eventi, hai delle altre problematiche. Quindi faremo un po' di esercizi riguardo a questa parte qua. Proveremo, e questo sarà uno delle altre parti, proveremo a entrare e a scrivere un piccolo microservizio. Quindi una volta che l'abbiamo trovato, proveremo a implementarlo. Useremo, io nell'esempio, durante il corso usiamo TypeScript, però siamo a un livello abbastanza generale, quindi chiunque che abbia un minimo di conoscenza dello sviluppo può metterci mano, e da lì proveremo a farlo evolvere rispetto a tutte le problematiche che poi capitano. Quindi quando hai tutti i microservizi, ma dopo come faccio a ottenere uno stato globale del mio sistema? Come faccio a rendere alcune parti più performanti, perché appunto magari quella parte lì del mio sistema deve andare un po' più forte? Che cosa succede se, ok, ho trovato 3, 4, 10, 15, 40 microservizi, adesso come faccio a gestire queste problematiche qua? Insomma, ci saranno varie parti sia di teoria che di pratica. Io spero di aver trovato il giusto mix, perché odio un po' le ricette prefatte del tipo fai così. Preferisco darti una ricetta in meno, ma spiegarti perché quella ricetta lì funziona, o meglio, quando quella ricetta lì funziona, quindi in che scenari, in che use case, in modo che dopo ognuno possa calarla nel proprio dominio, nel proprio quotidiano, perché poi è sempre importante capire le basi e perché si è fatto certe scelte, non semplicemente, mi ha detto di far così e quindi facciamo così. Solo eventi o solo HTTP? No. Ne vedremo diverse, esatto. Ricordo, ho seguito il primo corso, esatto. Era penso gennaio di quest'anno. Edizione esatto. Peraltro leggermente rivisitata, grazie anche ai vostri feedback, quindi sì. Ce ne saranno diverse. Hai parlato durante tutto il nostro small talk, siamo quasi in chiusura, DDD e microservizi, sì. Quindi un rapporto che tu peraltro esplori anche nel capitolo del libro Cronache di sì. Domain Driven Design, che è uscito in digitale sì. da qualche mese, di cui parleremo fra un attimo. Quindi, perché ho sentito spesso parlare oggi di esigenze di business, codice, devono andare a braccetto, e quindi DDD in questo è fondamentale. Ci sì. puoi dire qualcosa di più sul rapporto tra appunto DDD e microservizi? E assolutamente, secondo me il DDD offre tutta una serie di strumenti che ti permettono di da un lato ti facilitano nell'entrata, per chi è neofito nel mondo dei microservizi, ti facilitano l'entrata, perché ti dà tutta una serie di concetti che tu puoi prendere quasi così come sono, diciamo, se li consideri in maniera astratta, e riportarli nel mondo dei microservizi, e tutto, diciamo, diventa un po' più naturale.
Questo secondo me è uno dei primi vantaggi che io vedo. Quindi concetti come gli aggregati, le entity, i bounded context e anche e soprattutto il DDD nella versione di CQRS, quindi command query, command query separation oppure event sourcing, secondo me ti aiutano ad analizzare e a sviluppare i tuoi microservizi. È una cosa che io reputo assolutamente non fondamentale, ma di grandissimo valore nell'utilizzare il domain driven design, è perché ti dice dove potrai soffrire. Cioè, se il domain driven design ti dice che questo è un aggregato, significa che a livello di business quella parte lì deve cambiare in maniera atomica, transazionale. Se tu a livello di microservizi la vai a spezzare, ogni microservizio avrà la sua, il suo boundary transazionale. Quindi tu stai dividendo una cosa che a livello di business dovrebbe stare insieme. E quindi questo è già un segnale di allarme molto, molto elevato per me. Quindi il DDD ti dà tutta una serie di indizi su come andare a trovare i tuoi microservizi e su dove ci potrebbero essere i pain point, quindi le zone un po' più dolorose su cui devi sempre stare in agguato, mettiamola così. E di nuovo allinea il business con la parte tecnica, che è uno dei cavalli di battaglia del domain driven design, e secondo me è una delle cose che spesso si sottovaluta nel mondo dei microservizi, che invece è necessaria. Cioè un'azienda vuole abbracciare i microservizi, deve fare anche un minimo di riorganizzazione aziendale. Cioè non puoi avere i microservizi, 50 microservizi dove hai, non so, 10 team che tutti possono toccare tutti i microservizi. Stai facendo un mezzo monolite camuffato. Bisogna che alcuni microservizi ci sia la knowledge di quei microservizi lì e l'ownership di quei microservizi lì affidata ad alcuni team. E questo, secondo me, DDD è bravissimo su questo aspetto, su allineare le esigenze del business con le esigenze tecnologiche. Queste sono le meccaniche. E nel suo, esatto. Dal monolite. Esatto. No, dal malvagio postino, tutta quella gente lì. Il male. Allora, esatto. Grazie Gianluca. Dunque, siamo, come dicevo, appunto quasi in chiusura. Abbiamo parlato di domain driven design e microservizi. Forse non tutti sanno che abbiamo pubblicato un libro su LeanPub, per adesso solo in, intanto questa è la parte che Gianluca sa già, per adesso solo in digitale, a breve probabilmente in cartaceo, un libro corale che si chiama Cronache di Domain Driven Design, nato anche dall'esperienza con le conferenze online DDD Open, dove Gianluca ha contribuito con un capitolo, microservizi e DDD. Quindi ne abbiamo già parlato poco fa. Vi lascio il link in caso non l'aveste visto. Ci vuoi raccontare qualcosa su questa esperienza di scrittura? Sì, vai. Sì, molto volentieri. È stata per me un'esperienza. Io avevo esperienza di scrittura di qualche blog, di articoli, non avevo mai affrontato un capitolo di un libro. È stato molto interessante anche perché comunque è stata una scrittura corale guidata da Vasco Perte, quindi voi avete dato questo, diciamo, ensemble, quindi ci avete messo tutti insieme. È stato molto interessante e molto bella anche perché era un unico argomento ma visto da tantissimi punti di vista diversi. Io ho affrontato quello dei microservizi perché ci ho lavorato tanto, ci sto tanto lavorando e ci trovo un grande valore e l'ho trovato veramente molto 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 interessante e consiglio la lettura del libro o dall'inizio alla fine perché veramente vedi tante storie oppure anche semplicemente spizzichi e bocconi perché ogni storia, ogni capitolo è un punto di vista diverso dal domain, cioè sul DDD, e inizia e finisce, quindi potete trovare grande valore da ogni capitolo, a seconda delle vostre esigenze, dei vostri interessi, insomma.
c'è un capitolo iniziale di Alberto che è molto interessante su come, diciamo, da le basi, la fondazione su tutta una serie di terminologie e di aspetti che usiamo un po' tutto, di concetti che usiamo in tutti i capitoli. Nel mio si affronta come il DDD possa essere usato in vari modi nell'approccio dei microservizi. C'è anche un esempio in cui in realtà il DDD non è usato, diciamo, fortemente, ma semplicemente come feedback, ed era un po' quello che dicevo prima, per non aver fatto troppi errori, perché c'erano delle forze che spingevano a separare alcune cose e il DDD è stato un po' usato come cartina tornasole per dire ok, ma se io lo taglio così il sistema, ho dei problemi, e in quel caso lì insomma ci aveva detto di no, e quindi insomma siamo andati avanti e così. Però il libro è stato veramente molto, molto bello e consiglio, se non fa pubblicità, a Progresso. Però sì. Assolutamente, beh, ovvio. Prendetelo per gli altri capitoli, non per il mio, ecco, così non faccio pubblicità. Ce n'è, sono 7 storie più un bonus track scritta da Matteo Baglini su DDD e Functional Programming, poi abbiamo DDD Actor Model di Emanuele Del Bono che abbiamo menzionato prima, il capitolo introduttivo di Alberto Brandolini, insomma, un libro a corale con varie storie, come diceva Gianluca, su punti di vista diversi sul domain driven design. Ti ringrazio di nuovo a nome di Avanscoperta per aver contribuito, perché è un capitolo assolutamente interessante. Anche lì, tutte storie di vita vissuta, nessun dogma, ma piuttosto capire appunto da queste storie dove DDD ha funzionato, a volte più, a volte meno, diciamo, cosa se ne può trarre di buono. Vi ho lasciato il link nella chat, così se curiosi potete andare a vedere. Dunque, abbiamo 2 ultime domande per chiudere, se ne avete delle altre vi invito a farle adesso, perché siamo anche un po' fuori coi tempi. Dunque, abbiamo un'altra che ci arriva da casa, di quelle raccolte prima del talk. Microservizi vuol dire anche possibilità di eterogeneità dello stack. Come dire, scelgo il linguaggio, il framework giusto nel posto giusto, ma spesso i CTO vedono in questa eterogeneità il male. La domanda continuava con è vero, però non ci stava qui, quindi te lo faccio io. E la risposta è dipende. Ovviamente. Adesso la spiego, chiaramente, come al solito. Oppure 42. Sì e no. Mi spiego meglio. Io sono CTO di un'azienda, e avere all'interno della propria azienda 18 linguaggi diversi è un problema, chiaramente è un problema, perché non puoi avere tutte le persone fluenti su tutti i linguaggi, ok? Quindi entrano in gioco tutta un'altra serie di problematiche molto, molto forti, ok? Quindi non lo so, hai un microservizio scritto nel linguaggio XYZ dove solo 2 persone sono in grado di metterti la mano, di metterci le mani. Stai perdendo tutto quel valore di scalabilità in termini di feature di cui parlavamo prima. Quindi dov'è il valore di fare microservizi? Ok? Secondo me il punto di eterogeneità sullo stack va visto in questa ottica. All'interno di un'azienda sana, io l'ho letto, non mi ricordo quell'articolo, ma io lo trovo veramente molto interessante. Ci dovrebbero essere sempre 3 linguaggi. Il linguaggio vecchio, che nessuno vuol più usare, che è quello vecchio, che si sta dismettendo. Poi c'è il linguaggio attuale, quello che qualsiasi problema tu vuoi affrontare, lo affronti con quel linguaggio lì. E poi c'è il linguaggio nuovo, che è quello che il team o l'azienda sta sperimentando, ok? Ed è quello che probabilmente in futuro diventerà il linguaggio dominante, e il linguaggio dominante diventerà il linguaggio vecchio. Questo dovrebbe essere sempre una ruota che gira in un'azienda sana o in un reparto sano, diciamo così, poi dipende dalle dimensioni di un'azienda. Se tu hai un unico monolitone, fare questa operazione diventa piuttosto complicata, ok? In un mondo a microservizi, questa operazione qua diventa molto più semplice, perché hai magari un numero di microservizi che deve essere sempre basso, che è nel linguaggio vecchio,
la maggior parte nel linguaggio dominante e alcuni nel linguaggio nuovo. Se quelli nel linguaggio nuovo ti rendi conto che fanno schifo, che hai scelto un linguaggio nuovo che non è un linguaggio nuovo, se ne hai scritti pochi, ti permettono di switchare al linguaggio nuovo. Questo, secondo me, è uno dei grandi valori dei microservizi. Un altro esempio che facevamo prima era quello dei database. Cioè puoi avere che ogni microservizio ha il database che gli serve, però di nuovo lì, se il database relazionale di riferimento è Postgres piuttosto che MySQL, piuttosto che vatte la pesca, avere che ogni un microservizio ce l'hai con Postgres, l'altro con MySQL, l'altro con SQL Server, e uno con... Cioè scegliete un database relazionale di riferimento. La stessa cosa per il documentale. Quindi io dico sempre, se stai introducendo, poi mi taccio, i microservizi nella tua azienda, hai già tanti problemi che non devi avere l'ennesimo problema della serie introduco un nuovo linguaggio. No, parti sereno. Qual è il linguaggio che conosci meglio? Questo. Bene. Non hai mai fatto i microservizi? Impara a fare i microservizi. So già fare i microservizi, voglio introdurre un nuovo linguaggio, i microservizi ti aiutano moltissimo in questo aspetto qua. Spero di aver risposto. Ottimo, grazie Gianluca. In caso direi che siamo in chiusura, per oggi non c'è più tempo, ma immagino chi si possa raggiungere su Twitter o al corso, perché no? Yes. Che è fra un mese. Ultima domanda, sempre Simone che ringrazio. Si parla appunto di framework, linguaggi and company, quindi perché non chiudere con framework consigliato per microservizi in Node.js? Allora, io ne ho visti alcuni, sinceramente di consigliarne non me la sento perché non li ho mai provati in produzione. Per come sono fatto io non sono un grande amante di framework, amo di più le librerie, poi si potrebbe aprire un dibattito su che cos'è un framework con una libreria, quindi io sinceramente consigliarti qualche framework, soprattutto per Node.js, non te lo saprei dire. Uno dei vantaggi dei microservizi e dell'IDD è che se conosci la teoria, poi implementarla diventa abbastanza semplice e forse un framework non ti aiuta più di tanto. A imparare i microservizi avendo un framework e non conoscendo la teoria, secondo me, è pericoloso, perché i microservizi sono pronti a morderti in ogni istante, quindi è meglio prima conoscere la teoria e poi dopo magari decidere se quel framework lì fa bene, cioè fa fit con le tue esigenze. Grazie mille Gianluca, esaustivo e onesto, direi, anche perché quello che con cui hai chiuso è assolutamente Io onesto. Dico quello che ho provato in produzione, quindi di framework ce ne sono, però sinceramente dire ah no, questo è meglio di quell'altro, io non me la... certo. Adesso non me la sento perché in produzione non ne ho, ho tutto roba scritta da noi, ecco, su cui forse un giorno faremo un framework, chissà dire. Sarà un ottimo argomento per il prossimo Small Talk. Esatto. Per oggi chiudiamo qui. Avevo un ultimo appunto su letture video consigliati, ma siamo veramente un pochino in ritardo, quindi vi ho lasciato il link a cui potete trovare tutte le risorse di cui comunque avremmo parlato. Per oggi vi ringrazio per essere stati qui. Gianluca, se vuoi lasciare un ultimo messaggio. Poi grazie a tutti e spero potete contattarmi su Twitter, insomma i canali per trovarmi ci sono, se volete chiacchierare di microservizi, anche sullo Slack della community di Ova Scoperta, quindi grazie ancora, grazie anche a te Enrico soprattutto. Grazie mille Gianluca, è stato un piacere come sempre, ci vediamo fra un mese in aula digitale. Yes. E rock and roll. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao ciao!